Si parla sempre di rughe, ma sai quanti tipi di rughe esistono? Quattro. Innanzitutto cerchiamo di capire perché si sviluppano le rughe. Le rughe si sviluppano perché nel momento in cui andiamo incontro al processo di invecchiamento, la pelle perde sia idratazione sia elasticità. Vediamo i quattro tipi di rughe. Prima di vedere i quattro tipi di rughe, però, dobbiamo sapere che possiamo distinguere innanzitutto tra rughe dinamiche e rughe statiche. Le rughe dinamiche sono quelle che si creano per i continui movimenti del viso e che con il passare del tempo, cioè ritornano poi stabili, ma con il passare del tempo diventano sempre più accentuate fino a caratterizzare proprio il nostro viso. Le rughe statiche invece sono quelle rughe che si creano proprio per il normale processo di invecchiamento, dovute alla perdita di elasticità, di collagene e di giovinezza. Vediamo a quanti tipi di rughe. Quattro tipi di rughe. Abbiamo le rughe d'espressione, che sono quelle che si formano per il continuo ripetersi di smorfie che facciamo normalmente nella giornata, che caratterizzano anche le nostre espressioni e che con il tempo diventano sempre più permanenti. Poi abbiamo le rughe attiniche, che sono le rughe che si manifestano per una prolungata e continua esposizione solare, in mancanza di protezione, ma che si verificano in realtà proprio per i danni del sole. Spesso portano con sé anche delle macchie solari, però parliamo più che altro di rughe attiniche, cioè rughe date dalla degradazione dei raggi solari del connettivo sottostante. Dopodiché abbiamo le rughe gravitazionali. Le rughe gravitazionali sono quelle che si verificano per il naturale processo di invecchiamento, per l'effetto della forza di gravità, perché le nostre cellule, il nostro tessuto non è più in grado di resistere alle forze di trazione, all'effetto della forza di gravità. E quindi sono delle rughe che si manifestano proprio per il naturale cedimento del tessuto. La quarta tipologia sono le rughe da sonno. Le rughe da sonno si verificano durante la notte, per le posizioni che assumiamo, e la pelle è sottoposta a delle trazioni, a delle forze meccaniche che nel momento in cui sono ripetute diventano sempre più evidenti e sempre più permanenti. Normalmente quando il tessuto è giovane, ovviamente una volta che ci svegliamo piano piano si ripristinano, cioè la pelle ripristina la sua naturale elasticità e quindi queste rughe non si vedono più. Con il passare del tempo diventano sempre più appunto permanenti. Il fatto che esistano quattro tipologie di rughe non vuol dire che esistano per forza quattro trattamenti diversi, cioè sì, esistono dei trattamenti specifici per ogni tipo di ruga perché si interviene non solo sulle cause scatenanti, ma anche sulla modalità di espressione di queste rughe. E quindi con i trattamenti ovviamente si interviene nello specifico, si interviene con veicolazione di attivi specifici che sono proprio le sostanze che sono venute a mancare in quel tipo di tessuto, in quel tipo di ruga. E quindi potremmo avere veicolazione di acido ialuronico, di vitamine, di sostanze antiossidanti, di collagene. Dei naturali fattori di idratazione, potremmo andare a lavorare con dei trattamenti specifici per migliorare la rigenerazione delle cellule e quindi per andare a lavorare sulla rigenerazione proprio del tessuto connettivo, per migliorare il turgore, per migliorare l'idratazione cutanea, per migliorare il nutrimento del tessuto, perché magari anche quello può essere un'altra causa dei solchi che notiamo sulla pelle. Al di là dei trattamenti, ovviamente c'è anche un'autocura specifica per ogni tipo di pelle e per ogni tipo di ruga. Per quanto riguarda invece lo stile di vita, è bene sapere che non c'è un'azione da fare nel nostro stile di vita che ci aiuti a lavorare su una o l'altra ruga. È bene sapere che nello stile di vita tutte le azioni che adesso andremo ad elencare servono per prevenire e per trattare tutte e quattro le tipologie di rughe. Quindi partiamo dall'alimentazione. È fondamentale apportare al nostro corpo e quindi alla nostra pelle tutte le sostanze antiossidanti e vitamine e minerali che sono i naturali fattori non solo di protezione della salute della nostra pelle, ma sono i nutrienti che servono al nostro corpo e alla nostra pelle per funzionare bene. Le sostanze antiossidanti che prendiamo dagli alimenti ci servono per combattere i radicali liberi che intervengono nel processo di
invecchiamento cellulare. Altro aspetto fondamentale è dormire bene, questo perché un buon riposo notturno ci permetterà di gestire meglio lo stress. Lo stress è uno dei fattori che interviene nell'invecchiamento cellulare, quindi gestire bene lo stress ci aiuterà appunto a prevenire e a trattare gli anestetismi del viso. Dobbiamo bere molta acqua perché la mancanza di acqua è una delle cause del manifestarsi delle rughe e quindi bere a sufficienza ci permetterà di reintegrare i liquidi persi. Tra le azioni da applicare a casa, ricordiamoci anche di esfoliare bene la pelle del viso, una o due volte a settimana a seconda del tipo di pelle, di quanto è spessa, perché esfoliare la pelle ci permetterà di eliminare quelle cellule morte che sono un impedimento alla veicolazione degli attivi e all'azione dei trattamenti che poi andiamo a fare sopra. Fare sport ci permetterà di lavorare bene sulle rughe, fare la ginnastica facciale ci permetterà di andare a colmare quei vuoti che presentiamo sul viso, che caratterizzano anche le rughe. Fondamentale poi è proteggersi bene dai raggi solari, perché appunto anche questi intervengono nella genesi delle rughe, e quindi proteggersi dai raggi solari vuol dire non solo mettersi gli occhiali da sole per proteggere anche la zona del contorno occhi, ma mettersi la crema solare tutti i giorni dell'anno, anche d'inverno, perché i raggi solari ci colpiscono la nostra pelle anche quando fuori è nuvoloso e piove. Quindi mi raccomando, la protezione solare sul viso va messa tutto l'anno.